Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento della strategia di investimento di Pictet Asset Management per il mese di maggio. Nell'ultima conferenza stampa dell'8 maggio, il presidente della BCE Mario Draghi è riuscito nella sua operazione di fare un salto carpiato. In particolare, Draghi ha speso buona parte del tempo a sua disposizione descrivendo l'outlook di crescita e inflazione per l'area euro in maniera piuttosto preoccupata, pertanto crescita debole e fragile e inflazione troppo bassa, dichiarando che però la Banca Centrale Europea nel corso del meeting di maggio non è disposta a fare nulla. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, Draghi ha poi chiaramente fatto capire che invece qualcosa arriverà nel mese di giugno. In particolare a Francoforte attendono la pubblicazione delle previsioni di crescita e di inflazione della Banca Centrale Europea stessa, che saranno appunto comunicate nel mese di giugno per gli anni a venire. In questa occasione le manovre dovrebbero essere di tipo tradizionale, pertanto un taglio dei tassi di interesse, magari accompagnato anche da un taglio dei tassi di interesse sui depositi portandoli in territorio negativo, mentre per manovre più aggressive come il famoso quantitative easing all'europea sarà necessario attendere dopo l'estate. Nel contempo i dati economici hanno ripreso vigore. Questo è vero sia negli Stati Uniti che in Europa. Negli Stati Uniti, dopo il passaggio a vuoto del primo trimestre del 2014, dovuto essenzialmente a fattori climatici, è tornato a crescere in maniera soddisfacente il mercato del lavoro. Sono stati quasi 300.000 le nuove unità di occupati create nel mese di aprile. In area euro invece sono tornate a crescere in maniera piuttosto importante e anche in questo caso soddisfacente le indagini sulla fiducia di imprese e consumatori ed in particolare gli indici PMI. Questo si è rivelato particolarmente importante nell'Europa periferica, in Spagna ed in Italia. Sui mercati finanziari abbiamo assistito ad una continuazione del forte rally dei titoli governativi dell'area euro, soprattutto dei titoli periferici. Si attesta oramai e si consolida sotto il 3% il rendimento del decennale italiano, mentre sul mercato dei cambi l'euro, dopo la fiammata a sfiorare 1,40, è tornato stabilmente sotto quota 1,39. Per quanto riguarda le azioni, l'evento più notevole è stata sicuramente la rotazione di stile, dato che dal punto di vista direzionale nel 2014 è successo poco. Per quanto riguarda l'indice Morgan Stanley World, le oscillazioni massime hanno superato solo lievemente il 4% e l'indice che misura la volatilità del mercato americano, l'indice VIX, è al 15%, pertanto un livello piuttosto contenuto. Sui fattori di stile invece la sofferenza delle piccole capitalizzazioni e di tutto lo stile di price momentum, per cui titoli che hanno beneficiato di forti performance che continuano ad apprezzarsi, è stato certamente l'evento più notevole. Per quanto riguarda i portafogli, nel portafoglio dove abbiamo possibilità di agire in maniera più dinamica, per cui Pictet Multi Asset Global Opportunities, abbiamo iniziato una marginale riduzione di duration ed un cambiamento di stile sulla componente azionaria. Nei portafogli modello confermiamo il portafoglio obbligazionario, confermiamo il portafoglio bilanciato, mentre sul portafoglio azionario prendiamo profitto sul fondo Pictet Generics ed investiamo i proventi sul fondo Pictet Clean Energy.